Corrado Urazzanti che richiede 1274,82 euro, mentre il capo del gruppo associato a Castelli Romani Monte Prestini richiede la somma di 2271,15, sempre per prestazioni non pagate. Quindi ditemi voi se poteva essere questo modello di gestione sostenibile, che purtroppo anche vista l'assenza dei consiglieri di opposizione rivolto solamente ai consiglieri di maggioranza, quindi evidentemente la scelta che è stata fatta di porre un cambio di equilibrio pluriennale è una scelta doverosa, perché se non riusciamo a pagare le prestazioni di servizio, il presidente dell'OIT, del gruppo di amministrazione locale, i fornitori che fanno le pulizie a Frascati Point, e arriviamo a fine anno a cassa zero, un motivo ci sarà. Grazie. Grazie a lei. Ci sono interventi, il pubblico direttamente nel secondo, intervento consigliere di idea, il suo primo intervento, prego, 15 minuti a disposizione. Volevo fare presente all'Aula e specialmente ai consiglieri di Maggio Cassa e all'assessore Cori, per gli enti a cui siamo associati. Quando non percepiscono il dovuto, ci fanno gli atti di discussione. Allora io sarei felice e vorrei che la nostra amministrazione si muovesse di pari passo nei confronti di quegli associati che abbiamo specialmente nel Centro del Pubblico Impiego del CP e dell'altra associazione del RUMA, che devono darci parecchi soldi. Quindi, dopo una lettera eventualmente di cortesia, dove ricordiamo i debiti che hanno verso l'ente comune di Frascati, anche io avrei il piacere di procedere con gli atti aggiuntivi per farci pagare una volta per tutte. Grazie. Grazie a lei.